In questa edizione di Pocket News parliamo del mercato immobiliare ai tempi del Covid. Come sta? Qual è la condizione, lo stato di salute del mercato immobiliare in Italia? La gente sta comprando di più, sta vendendo di più, è sostanzialmente ferma e come stanno gli affitti? E che cos'è questo Epona che abbiamo messo qui sotto nel nostro titolo? Andiamo per gradi. Intanto presentiamo il nostro ospite Andrea Torassa, che è uno dei fondatori di Maiora Solutions. Ciao Andrea. Grazie per essere qui con noi. Ciao Giacomo, buongiorno, grazie dell'invito. Allora, partiamo da una domanda semplice che è un po' quella che ho subito rivolto a chi ci segue in fase introduttiva, e cioè mercato immobiliare ai tempi del Covid in Italia. Il termometro che cosa dice? 36,5, 39, insomma la situazione qual è? Guarda, se prima della pandemia il termometro era 39,5 in alcuni luoghi, come per esempio Milano, diciamo che questi mesi hanno visto un generale calo dei prezzi e un grande cambio anche delle abitudini e delle ricerche da parte degli italiani. Quello che noi registriamo tutti i giorni, ormai da mesi a questa parte, è un progressivo calo dei prezzi delle metrature più piccole, parliamo di bilocali, monolocali, mentre la domanda si sta spostando leggermente più su spazi più ampi, trilocali e quadrilocali. È qualcosa che abbiamo già sentito dagli operatori, dai grandi dell'internet, dalle agenzie immobiliari, però quello che noi facciamo è monitorarlo costantemente ogni giorno. Quindi nelle grandi città questa tendenza si sta confermando mese dopo mese per quel che riguarda le vendite. Dunque, perdona se ti interrompo, facciamo una premessa, o meglio, specifichiamo un aspetto. Parliamo del mercato immobiliare soprattutto per quanto concerne Milano, Napoli e Roma, per quello che Andrea parla appunto di grandi città. Quindi prezzi delle case di metratura più ridotta che scendono, evidentemente c'è meno richiesta, adesso poi ti restituisco la parola e ci spieghi meglio cosa sta succedendo, mentre invece c'è più richiesta verso le case più grandi. Questo almeno è quello che ci dicono i prezzi attraverso appunto la vostra ricerca. E la vostra ricerca, e qui correggimi se sbaglio, passa attraverso appunto la seconda parte del nostro titolo con cui abbiamo introdotto la nostra chiacchierata, e cioè Epona. Andrea. Sì, Epona è il nostro strumento, noi lo definiamo il primo strumento italiano di machine learning e intelligenza artificiale dedicato al settore immobiliare. Epona ogni giorno raccoglie migliaia di annunci di affitto e di vendita in tutta Italia, poi li mette assieme, li elabora e poi va ogni giorno appunto a definirci quello che sono le tendenze del mercato, i prezzi degli affitti, i prezzi delle vendite, divisi per metrature, tipologie di appartamento, strade, quartieri, città. Quindi noi prendiamo grandi masse di dati, in questo momento ne abbiamo oltre 70.000 annunci, quindi abbiamo oltre 1,5 milioni di dati nei nostri database, che ogni giorno vengono arricchiti da nuovi dati e andiamo ad analizzarli e capire che cosa sta succedendo. Questo, quindi sostanzialmente questo è un algoritmo, adesso è lo strumento che vi permette di monitorare a 360 gradi il mercato immobiliare in tempo reale, e quindi che evita quel lavoro che magari si veniva a fare una volta, e quindi sollevare il telefono, farsi dare i dati da ciascuna agenzia o ciascun, diciamo così, corrispondente, o magari andare a raccogliere i siti internet per poi andare a fare la somma della situazione. Insomma, è uno strumento che utilizzate per il vostro lavoro e che quindi non è a disposizione del pubblico. Com'è che funziona? O invece è uno strumento che ha la portata di tutti sostanzialmente? In questo momento Epona è a disposizione di tutti in una versione che abbiamo lanciato alcuni mesi fa, quindi sul nostro sito chiunque può andare a vedere le reportistiche giorno per giorno di Milano, di Roma e di Napoli, andare a filtrare i quartieri, la tipologia di appartamento, ci sono già tante informazioni. Noi poi le stiamo raccogliendo molte altre per cercare di fare un prodotto ancora più ricco e ancora più intelligente, tra virgolette, che possa poi servire a chi lavora nel settore, alle agenzie immobiliari, a chi sviluppa immobili, ma anche ai semplici cittadini che vogliono capire
qual è l'andamento di prezzi nelle loro zone, quindi se c'è una tendenza a crescere o una tendenza a scendere. In questo momento però, diciamo, stiamo fornendo a tutti una versione gratuita e siamo aperti a ogni tipo di commento, di riflessione da parte degli operatori con cui parliamo poi ogni giorno. Noi, diciamo, del dietro le quinte stiamo lavorando per renderlo ancora un po' più potente e fornire ancora delle funzioni un po' più articolate. Torniamo allora a bomba, come si dice, e cioè torniamo appunto a commentare il mercato immobiliare, perché è senz'altro un mercato importante. Noi ogni giorno ci occupiamo di economia e di finanza, spesso gli analisti dicono: mi raccomando, proteggete i vostri investimenti con beni rifugio, beni che possono comunque permettervi di mantenere un certo, quantomeno permettere di non perdere quando si va a investire nei mercati finanziari. E uno dei beni rifugio invece dei risparmiatori è inevitabilmente il mattone, ecco perché spesso si dice: non vendete la propria casa, mettetela in affitto piuttosto, perché comunque rappresenta il mattone, viene percepito come tale, quantomeno come un bene rifugio sicuro. E allora, dicevamo, prima, se prima del Covid o durante il Covid, insomma, la temperatura era alta, c'è stato un raffreddamento dei prezzi delle case piccole e un aumento invece delle metrature più ampie. Andiamo più nel dettaglio, insomma. Vuoi per capire i motivi e vuoi magari anche dando qualche numero. Sì, guarda, noi abbiamo elaborato giusto la settimana scorsa i nuovi prezzi, per esempio, della città di Milano. Abbiamo dei cali dall'inizio di giugno, quindi da quando siamo entrati in fase 2 di Sì. questa pandemia. Abbiamo dei cali di monolocali che arrivano fino al 14% rispetto a prima, dei cali di bilocali che arrivano fino all'8%, mentre poi invece abbiamo i trilocali che sono sostanzialmente invariati e un leggero aumento di quadrilocali. Questo per le vendite della città di Milano. Quello che invece è molto diverso, per esempio, è il mercato degli affitti. Tu giustamente dicevi che tanta gente, piuttosto che vendere, mette in affitto. Ecco, in questo momento la situazione degli affitti invece è molto diversa perché è arrivata tantissima offerta di appartamenti in affitto, tanti appartamenti che magari prima erano affittati a breve termine, turisti, Airbnb, che ovviamente, mancando purtroppo i turisti, diciamo, i proprietari hanno provato ad affittarli al grande pubblico, agli abitanti delle città, e quindi i prezzi ne hanno subito degli importanti cali. Parliamo per tutte le tipologie di appartamenti di cali che vanno dal 5 al 15%, quindi parliamo tutto sommato di cifre abbastanza considerevoli, soprattutto in un contesto che davvero prima della pandemia, in alcune situazioni a Milano e Roma, era veramente difficile trovare una casa in affitto a un prezzo umano. Ora, per chi ha bisogno di affittare, ci sono alcune opportunità in più, diciamo. Beh, anche non, tu hai citato, chiedo scusa, giustamente, i turisti, ci sono anche gli studenti, insomma, con i studenti universitari che inevitabilmente ad agosto, a settembre cercano, o quantomeno in realtà si muovono anche prima, per trovare una casa e per studiare. Magari dal sud che vengono al nord, ma anche dal nord che vanno al sud e cercano case in affitto. Adesso con la didattica a distanza, che in qualche modo sta per tornare, o quantomeno le università adesso sono libere di muoversi come meglio preferiscono, anche in questo caso gli affitti diventano, prendere case in affitto diventa quasi superfluo, e forse anche questo incide su questo calo consistente del prezzo degli affitti a Milano. Dicevi anche a Roma, a questo punto si può anche azzardare a dire che i prezzi adesso degli affitti di Milano ricordano vagamente quelli che magari si possono trovare a Napoli, dove, non dico che tutti sanno, ma si sa che insomma viene percepito un costo della vita quantomeno più basso. Guarda, su Napoli abbiamo uno spunto abbastanza interessante che abbiamo riscontrato soprattutto in questo mese. Rispetto a Roma e Milano, scusa, Napoli è la città che invece ha tenuto di più i prezzi. Parliamo per il momento di un mercato che è molto meno dinamico, molto meno aggressivo, diciamo, di quello milanese. Però in questo momento Napoli non riscontra questi cali nelle vendite, negli affitti che riscontriamo altrove. Questo può essere, come dicevi tu, anche gli studenti, ma anche magari lo smart working. Sentiamo da mesi parlare con Sicuro. grandi polemiche di south working, di persone che magari si trasferivano al nord per lavorare e adesso invece sono semplicemente rimaste a casa perché il costo della vita è più basso e quindi questo ha contribuito o sta contribuendo in questo momento a tenere i prezzi fermi. Quindi diciamo che
dire che i prezzi di Milano sono molto più vicini a quello di Napoli, forse è quasi un'esagerazione perché i prezzi di Milano erano veramente molto molto alti, Ok. però si stanno un pochettino calmierando, si respira un po' di più. Per la città non necessariamente questo è un bene, perché indica che sicuramente ci sono meno persone in giro, con tutte le conseguenze del caso, però diciamo che puramente per il settore immobiliare, ci sono degli effetti abbastanza importanti da tenere conto. Tornando allora su Milano, perché poi ricordiamo come variano i prezzi in base alla zona, ovviamente se stai sul centro c'è un valore, se invece ti allontani, infatti si nota anche una tendenza ad andare a cercare casa fuori Milano, nei paesi limitrofi, magari collegati con la metropolitana, dove insomma i prezzi scendono notevolmente. Qui il ventaglio insomma è tipo Milano-Napoli facendo le medie, oppure insomma si parla di cifre che si stanno non sono più così lontane. Guarda, si è tanto parlato di persone che si spostano dai centri alle periferie. Noi in questo momento finora abbiamo visto dei grandi cali anche in periferia a Milano, per esempio, che probabilmente avvicinano i prezzi delle periferie anche ai prezzi dei comuni dell'Interland. Così, diciamo, ci sono gli appartamenti del centro che in questo momento stanno più o meno reggendo, ma probabilmente perché, diciamo che piuttosto che svendere, tanti preferiscono non vendere in questo momento. Mentre sulle periferie noi registriamo qualche calo, in effetti, soprattutto sulle metrature piccole. Quindi di sicuro comunque andiamo verso una situazione che in mancanza di cambiamenti avvicinerà un pochettino i prezzi di Milano ai prezzi un pochettino della periferia, con tutti, diciamo, i distinguo del caso. Sostanzialmente quindi possiamo riassumere il discorso dicendo che vuoi per lo smart working, vuoi per il south working, hai citato un altro caso di cui si parla recentemente sempre più spesso, e cioè appunto grazie allo smart working chi magari prima si era trasferito nelle grandi città per motivi di lavoro può continuare a fare quel lavoro ma da casa sua, che può essere appunto magari nel momento in cui si ha origini meridionali, appunto gli permette di rimanere a casa propria con un costo della vita più basso, e quindi ecco il motivo per cui i monolocali, i bilocali vanno, i prezzi vanno giù. Mentre invece le esigenze delle famiglie, insomma, nel momento in cui si cercano case più grandi per varie motivazioni, perché la famiglia si allarga o perché semplicemente si vuole una casa più grande, in questo caso cambia poco, nel senso che chi ha queste necessità in linea di massima prosegue nella sua direzione, Covid o non Covid, e cerca una casa più grande. Ovviamente magari se prima erano 100, magari oggi sono 70, per fare un piccolo, dando delle cifre generiche, insomma, per dare una linea. Poi non so se voi avete anche magari la media dei prezzi, che può essere di un bilocale a Milano e di quello che magari è un quadrilocale, com'era prima e com'è adesso. Non so se la riflessione che ho fatto è corretta, No, correggimi pure se la sbaglio. riflessione è corretta e noi in realtà, oltre che i prezzi, le tipologie, stiamo anche monitorando ogni singolo dettaglio di ciascun annuncio. In questo momento non li stiamo comunicando sui nostri siti, però per esempio noi sappiamo quanto può valere un balcone, piuttosto che quanto può valere un'esposizione in una strada un pochettino Ah, più ariosa. certo, Ci sì. sono tutta una serie di necessità che il lockdown ha fatto emergere in tante persone. Quindi, per chi è tornato a casa a fare il south working, ne abbiamo parlato prima. Per chi è rimasto a Milano, perché è di Milano magari, o semplicemente ha piacere di restare a Milano, magari c'è la necessità di uno spazio in più per fare smart working da casa, come anche per esempio l'esigenza di un terrazzo, di un balcone. Abbiamo, diciamo, tutti sofferto la clausura di questa primavera, quindi diciamo che psicologicamente questo ha impattato e tanti vanno a cercare degli spazi anche all'aperto, pur restando dentro casa, tra virgolette. Insomma, il terrazzo e il balcone ampio è ancora più un valore aggiunto che la gente cerca nell'acquisto di una casa, Assolutamente. cosa che già c'era prima, così a naso. Poi si dice spesso che il Covid è un acceleratore di determinati fenomeni che già erano in corso. Ecco, siamo esattamente all'interno di quell'esempio. Esatto, il Covid ha accelerato tante cose. Tra l'altro ha anche accelerato un po' la digitalizzazione di questo settore. Diciamo, uno dei motivi per cui noi abbiamo creato questo strumento è appunto, diciamo, è stato appunto la pandemia. Eravamo a casa a pensare cosa,
cosa potesse essere utile fare, cosa stesse succedendo al mercato di Milano. Quindi diciamo che il Covid ha accelerato tanto la vita delle persone a casa, nel lavoro, quindi diciamo che abbiamo vissuto, diciamo, una rivoluzione abbastanza rapida sotto tanti punti di vista. Intanto io, Andrea, sono entrato all'interno di epona.maiorasolutions.com su Milano, ma ovviamente da casa possono andare anche appunto su Roma e Milano, e vedo che praticamente è molto immediato, nel senso che vedo totale appartamenti, monolocali, bilocali, trilocali e quadrilocali. Prezzo data iniziale, prezzo data finale, e c'è anche la possibilità di selezionare l'intervallo, quindi si può, e anche qui correggimi, perdonate la ripetizione, correggimi se sbaglio, si può osservare come la metratura, il valore al metro quadro si è evoluto nell'intervallo di date che noi gli diamo verso l'alto o verso il basso, corretto? Corretto, corretto. Noi abbiamo cercato di mettere in questa reportistica che abbiamo reso disponibile a tutti, diciamo, alcune informazioni chiave e semplici da individuare. Abbiamo, diciamo, la tipologia di appartamento, abbiamo i quartieri, abbiamo le date, quindi ognuno può guardare il proprio quartiere oppure, se ha piacere, se sta pensando di affittare o comprare casa in un altro quartiere, verificare come si sono mossi i prezzi in quel quartiere e quanti annunci sono anche sul mercato, perché comunque è una dimensione anche importante capire quanta offerta in più è arrivata in vendita piuttosto che in affitto. Ed è grazie a questo, per esempio, che abbiamo visto, diciamo, questo, non dico tsunami, ma quasi, di annunci in affitto rispetto a prima, ma anche un incremento degli appartamenti in vendita. Quindi, diciamo, cerchiamo di dare informazioni chiare e sintetiche nella reportistica che mettiamo sul nostro sito. Già a valle di tutte quelle che sono le nostre elaborazioni, perché i dati sono poi elaborati, verificati e stiamo lavorando su alcuni sviluppi per rendere Epona ancora più avanzato sotto tanti punti di vista. Stiamo compilando altri database, i dati dell'Agenzia delle Entrate, quindi stiamo cercando di inserire più fonti per avere un quadro più completo possibile della situazione. Ultima domanda, Andrea, intanto mi hai corretto, non è Epona, è Epona, quindi l'accento sulla S, non ho capito male, giusto? Guarda, ci sono tante scuole di pensiero anche qua da noi, Maiora Solutions, E allora, quindi guarda, per chiudere ti alzo faccio questa le mani. domanda. Innanzitutto, da dove arriva il nome Epona che avete dato come nome appunto a questo algoritmo? E poi Maiora Solution, chi siete? Siete una startup innovativa, mi sembra di capire specializzata nello sviluppo di strumenti di intelligenza artificiale, ma insomma, come nasce Maiora Solutions e da dove nasce l'origine del nome Epona? Allora, Epona o Epona, diciamo che nasce da una certa passione per il classicismo che abbiamo in Maiora Solutions, da cui appunto il nome Maiora Solutions. Epona, diciamo, è anche tra virgolette un omaggio un po' olivettiano, perché comunque Ivrea, dove nacque l'Olivetti, si chiamava Eporedia dalla dea Epona. Quindi diciamo che c'è un riferimento più classicista, non necessariamente legato al mercato immobiliare. Ci piaceva anche esteticamente il nome. In Maiora Solutions facciamo in realtà tante cose, siamo in effetti una startup innovativa e ci occupiamo per lo più di dati e strumenti per massimizzare e ottimizzare l'utilizzo dei dati delle aziende. Quindi diciamo che andiamo dalle aziende, prendiamo i loro dati di vendita, di contabilità, di sito internet, insomma, tanti dati che le aziende hanno a disposizione, li mettiamo assieme e creiamo della strumentistica che possa aiutare a prevedere quello che succederà e a massimizzare i loro risultati. Per esempio, e concludo brevissimamente, la fase successiva di Epona sarà non solo far vedere cosa sta succedendo adesso, che comunque secondo me è un'informazione importante che mancava, ma la fase successiva sarà di andare poi a identificare cosa potrà succedere nel futuro in base a determinati parametri. Quindi stiamo lavorando molto intensamente su tante cose per cercare di portare dei servizi migliori al grande pubblico. Andrea Terrassa, uno dei fondatori di Maiora Solutions assieme a Emilio Zunino, grazie per essere stato con noi, buon lavoro e a presto. Grazie, buon lavoro. Grazie allora ad Andrea Terrassa e questa era l'edizione di Pocket News dedicato al mercato immobiliare ai tempi del Covid.